You ass, come here, ass, fuck. Allora i tempi sono maturi perché si crei una nuova categoria, gli ending planner. Come, Ciacci? Ending planner, lo slogan, un amore unico al capolinea. Un sogno da radere al suolo, il vostro, proprio il vostro. Innanzitutto, chi è l'ending planner? Un Enzo Miccio passato al lato oscuro? Un Darth Vader color pervinca? È uno che vi accompagna al finale, ma lo fa in grande stile. Quindi è un po' a metà strada fra Mary Poppins e il Dottor Morte. Ecco chi è. Si avvicina la coppia che vuole sfancularsi e l'ending planner subito: che tipo di cerimonia avete in mente? E qui secondo me si danno tre categorie. La prima categoria l'ho chiamata la bacio perugina. Questo cioccolatino ripieno di rancore avvolto in una granella di risentimento è la cerimonia più gettonata dagli ultimi dei romantici, quelli che non hanno trovato l'amore vero che sognavano, l'amore vero dei libri, dei film, l'amore vero di Rosa e Olindo. È la coppia dove lui arriva, si mette in ginocchio e dice: cara, ti va se prima proviamo con un'ultima cena a lume di candela? Così da inasprire ancora di più il fatto che sessualmente mi ripugni e non c'è nessun tipo di rispetto reciproco. O ancora dove l'ending planner arriva e dice: cara, hai pensato al cake design? Oh, dice sì. Lei che pensava di aver trovato il principe azzurro dice: cake design, torta a strati, uno per ogni volta che ho giustificato il fatto che si travestiva da donna. E in cima le statuette che ci raffigurano nel momento magico. Io che torno a casa prima dal lavoro e lui a letto a fare incularella selvaggia con Arnaldo, il collega fregno. Seconda categoria, noi la chiameremo la Tutankhamon. Esagerata, sfarzosa, roba che in confronto il boss delle cerimonie è la piccola fiammiferaia. Arriva lui e dice: cazzo, per una volta non voglio badare a spese. Dopo una vita passata a guardare il centesimo con questa malata di risparmio, con questa stitica emotiva, non voglio badare a spese. Voglio arrivare in Rolls Royce e prenderla sotto, cazzo. E l'ending planner, che è lì per quello, gli dice: e perché no una bella limousine che è più lunga e hai più possibilità di fare danni permanenti? O ancora abbiamo quella che io ho chiamato, la terza, l'ho chiamata la piccola mondo antico. La più gettonata dalle coppie tradizionali è quella dove lei arriva vestita di bianco all'altare, accompagnata sotto braccio da Arnaldo, sempre lui perché scopa tantissimo, tantissimo scopa. Come paggetto avranno il loro figliuolo che arriva con un cuscino di velluto rosso con sopra la lettera dell'avvocato, con il marito che dice: così lui, il figliuolo, lo vede coi suoi occhi che troione ha per madre. E quando l'ending planner dice: cara, hai già pensato al make-up? Lei dice: sì, sì, non ce n'è bisogno, è molto facile il make-up, non ce n'è bisogno, non ho mai avuto una pelle così liscia e luminosa da quando c'è Arnaldo coi suoi impacchi di cazzo quotidiani. Amica mia, sarei molto curioso e anche a voi di sapere come vi immaginate un pochino la vostra personale cerimonia di lasciamento. Io la mia l'ho immaginata alla maniera Enrico VIII. Dice: perché? Perché Enrico VIII, ci sono io che perdo la testa per un'altra,
lei che perde la testa e basta, e basta. Io che mentre aspetto un match Tinder riformo la chiesa anglicana, perché non si sa mai. Come location vedo bene Las Vegas. Io che arrivo vestito da Elvis, non le Elvis, però quello fregno, quello tronco di pino degli inizi, no, quello terminale dell'ultimo periodo, che andava a comprare le giacche da OVS, cantava Love Me Tender coi rutti e si pettinava il ciuffo da una parte con lardo di colonnata. Niente di tutto questo, molto emozionante il momento in cui il prete dice: potete strapparvi gli anelli di dosso e andarli a rivendere al compro oro più vicino. Ma prima, se qualcuno vuole dire qualcosa, parli ora o taccia per sempre. E come in ogni commedia romantica che si rispetti, si alza una mano dal fondo e si sente questa voce: Ciacci, scappa con me, ti amo fin dal primo momento. E sul finalone ci sono io che esco correndo fuori dalla chiesa, mano nella mano, con Arnaldo. Grazie.